Ciao, sono Ashley. Ora vi racconto come ho trovato la pace interiore. Sono sicura che la mia storia potrebbe aiutare molti di voi. Quindi mettete mi piace e iniziamo. Sono cresciuta in un orfanotrofio. Gli altri bambini erano soliti paragonarmi a un vulcano perché ero pronta a esplodere da un momento all'altro per la minima cosa. Mi arrabbiavo e boom! Esplodevo come un vulcano. Un giorno un tizio mi ha rubato il budino durante il pranzo. Mi sono infuriata. Mi sono messa al centro della mensa e ho iniziato a urlare. Chi mi ha rubato il dolce? Sì, ora mi rendo conto di quanto ero stupida. Non fate come me, ragazzi. Ah, guardate, Ashley sta impazzendo di nuovo. Lei è Kathleen. Era fastidiosa e non le stavo simpatica. Beh, io pensavo la stessa cosa di lei. Certo, i professori non apprezzano questo tipo di comportamento. Finivo sempre in punizione. A dire il vero, non pensavo di essere una persona cattiva. Anzi, mi vergognavo ogni volta che perdevo le staffe. Non sapevo come controllarmi, purtroppo. Da quando i miei mi hanno abbandonata, avevo un sacco di rabbia repressa, ma nessuno sembrava capirlo. Quindi mi bastava un niente per infuriarmi. Il mio atteggiamento, però, non mi faceva avere molti amici. Non andavo bene a scuola, perché facevo fatica a concentrarmi e a mantenere la calma. Se non imparo queste formule finirò per prendere un altro brutto voto. Io odio la matematica! La cosa più triste è che nessuno voleva adottare una bambina difficile come me. Quando ero piccola c'erano molte coppie che avrebbero voluto adottarmi, ma finiva sempre allo stesso modo. All'inizio si mostravano interessati. Questa bambina è un angelo! Ma una settimana dopo mi portavano in orfanotrofio. Questa bambina è completamente fuori controllo! Ashley, cosa hai fatto questa volta? Ha soltanto buttato i gioielli nel gabinetto e ho tirato lo sciacquone. Non voleva lasciarmi vedere i cartoni di notte. Ho tirato su con il naso e la maestra ha sospirato. Ah, Ashley, sei il peggior nemico di te stessa. Ero piccola e non capivo ancora che cosa volesse dire. Quando sono cresciuta, ho capito che cosa intendeva. Però non ero ancora capace di controllare la rabbia e ho semplicemente accettato di stare da sola per sempre. Vabbè, tanto non ho bisogno di amici. Invece di passare il tempo con i miei coetanei, guardavo i film dei supereroi. Quando nessuno mi vedeva, fingevo di essere Superwoman, la protettrice dei deboli. State attenti, nemici! C'è un nuovo eroe in città! Un giorno all'orfanotrofio è venuta una coppia di ricconi, il signore e la signora Smith. Volevano adottare una bambina, ma non sapevano chi scegliere tra me e Kathleen. Così hanno deciso di andare a fare una passeggiata con noi per conoscerci meglio. Dai, ragazze, raccontateci i vostri hobby. Mi piace aiutare gli animali e dare da mangiare senza tetto. A me piace guardare i film piani di lotta e scontri. Davvero? Anche a me piacciono i film d'avventura. Kathleen si sforzava di sembrare carina, ma la coppia sembrava più interessata a me che a lei. Poi quella serpe ha deciso di passare alle maniere forti. Mi ha versato addosso il suo frappè e ha iniziato a scusarsi come se fosse stato solo un incidente. Ashley, mi dispiace, non volevo. Lascia che ti aiuti. Sapevo benissimo che l'aveva fatto apposta. Così mi sono arrabbiata e ho cominciato a urlarle contro. Purtroppo ho ottenuto proprio quello che voleva. Gli Smith hanno constatato che ero troppo irascibile e alla fine hanno adottato Kathleen. Almeno non dovrò vedere Kathleen. È troppo falsa. Sono andata nella mia stanza e ho sentito per caso le insegnanti chiacchierare. Stavano parlando di me. Non mi stupisce che abbiano scelto Kathleen. Ashley ha un caratteraccio. Non penso che qualcuno potrebbe mai decidere di adottarla. Quelle parole mi hanno fatta arrabbiare e allo stesso tempo mi hanno turbata. Sono corsa in camera e mi sono messa a urlare con la faccia nel cuscino. Perché non riuscivo a mantenere la calma? Da quel giorno sono passate diverse settimane. Un giorno una maestra simpatica è venuta da me. Ashley, ho una buona notizia. Sei stata adottata da una coppia fantastica. I signori Okada. Non riuscivo a crederci. Ero abituata al fatto di non piacere a nessuno. Lavorano come stuntman e attori nei film. Sono brave persone. Ashley, non buttare via questa opportunità. Mi sembrava di aver già sentito quel cognome. L'ho cercato su Google e ho scoperto che i signori Okada erano davvero degli stuntman. Erano esperti in diverse arti marziali e recitavano nelle parti dei ninja in alcuni dei miei film preferiti. Wow! Anche se ancora non li avevo conosciuti, sentivo che c'era un legame tra di noi. Mi pareva avessimo molto in comune. Non vedevo l'ora di trasferirmi e speravo che nella casa dei miei genitori ci fossero tante cose particolari, come una palestra.
Le maestre dicevano che nessuno mi avrebbe mai adottato, ma si sbagliavano. Così ho deciso di dare loro una lezione per tutte le volte che mi avevano messa in punizione. Sarebbe stato il mio regalo d'addio. Beh, non sono molto fiera di quello che ho fatto, quindi cercate di non imitarmi, ok? Sono andata in bagno, ho tappato i lavandini e ho aperto l'acqua in modo da allagare tutto. Sapevo che ormai sarei stata molto lontana dall'orfanotrofio quando l'avrebbero scoperto, quindi non avevo paura. Ho preso la mia valigia e sono corsa dai miei nuovi genitori. Purtroppo però, invece che due ninja, mi sono trovata davanti a una coppia di persone normalissime. I signori Okada sembravano più dei professori che due temerari. Piacere di conoscerti, Ashley. Sono sicura che diventeremo ottimi amici. Sei pronta ad andare nella tua nuova casa, ragazzina? Erano noiosissimi. Sarei stata circondata da adulti severi per tutta la mia vita. Ovviamente non volevo andare con loro, ma le maestre avevano già scoperto il mio scherzo innocente, quindi dovevo andarmene. Certo, come no. Andiamo. Anche la mia nuova casa era deludente. Sembrava un museo. C'erano vasi antichi e statuette giapponesi ovunque. Invece di una palestra c'era un giardino roccioso con una piccola cascata. Stavo morendo dalla noia. Dov'è la password del wifi? Tesoro, nella nostra casa non abbiamo internet e nemmeno la TV. Cosa? Come passate il tempo libero? Facciamo delle statuette in legno, si chiamano Netsuki. E poi ci piace disegnare, è molto rilassante. Invece di allenarsi, quella coppia bizzarra preferiva meditare in giardino. Unisciti a noi, Ashley! La meditazione ci aiuta a riorganizzare le idee e a liberarci dalla paura e dalla sofferenza. No, grazie, mi sa che mi sdraio sul divano. Poi, i miei genitori adottivi mi hanno detto che volevano che migliorassi il mio andamento scolastico. Stavo per esplodere, sentivo già il fuoco uscirmi dalle narici. Però sapevo che se avessi mostrato la mia vera natura mi avrebbero rimandata subito all'orfanotrofio. E non volevo. Dopo il mio regalo di addio, le insegnanti avrebbero trasformato la mia esistenza in un incubo. Così ho cercato di comportarmi bene. Il lunedì sono andata nella scuola dove mi avevano trasferito. È la mia opportunità di iniziare da capo. Devo cercare di non combinare guai, almeno il primo giorno. Stavo camminando nel corridoio con aria amichevole. Sembrava funzionare. Mi sono scontrata con un ragazzo. Non mi aveva notata perché stava leggendo un fumetto. Scusa, quando leggo i fumetti non mi accorgo di niente. Ti capisco. Anche io adoro le storie dei supereroi comunque. Si chiamava Sebastian. Si è offerto di farmi fare il tour della scuola. Mi piaceva. In più sembrava che avessimo tante cose in comune. Come ti chiami? Ashley. Ma puoi chiamarmi la ragazza dei tuoi sogni. Oh, cosa ho detto? Non sono capace di flirtare. Mi ha presentato i nuovi compagni. Stava andando tutto bene, finché non ho visto Kathleen. Il mio peggiore incubo è diventato realtà. A quanto pare i suoi genitori avevano trasferito anche lei in quella scuola. Fantastico. Quando mi ha vista insieme ai ragazzi più popolari, non mi è sembrata felice. È venuta da lui e ha raccontato loro quello che avevo combinato in orfanotrofio. Se fossi in voi starei alla larga da questa psicopatica. Una volta ha buttato via tutti i miei trucchi, riuscite a crederci? Quella vipera era molto brava a fingersi un agnellino. Ovviamente le hanno creduto tutti. Nessuno ha voluto darmi ascolto quando ho detto che era stata Kathleen a rovinare le mie cose per prima. Scusami, Ashley, ma non sono amico dei bulli. Tutti mi hanno voltato le spalle. Non mi sono mai arrabbiata tanto in vita mia. Come si permettevano? Non avevo fatto niente di male, ma mi stavano già incolpando. Se ne sarebbero pentiti. Mi sono precipitata in bagno e ho fatto la stessa cosa che avevo fatto in orfanotrofio. Dopo qualche minuto mi sono calmata e ho realizzato quello che avevo appena combinato. Ma ormai era troppo tardi. Il preside ha scoperto che il bagno era allagato e ho confessato subito che era colpa mia. Mi ha sgridata davanti all'intera scuola e poi ha convocato i miei. Ci dispiace, il comportamento di nostra figlia è inaccettabile. Ecco fatto. Ero sicura che mi avrebbero rimandato in orfanotrofio. Invece, per mia sorpresa, mi hanno portata a fare una passeggiata in città. Ashley, hai un brillante futuro davanti a te. Sei una ragazza gentile e piena di talento. Devi solo imparare a controllarti. Spesso capita che quando le persone si arrabbiano fanno cose di cui poi si pentono. Uffa, non volevo ascoltare la loro ramanzina. I miei si comportavano come se sapessero tutto. Non li sopportavo più e ho detto loro che potevano evitare di condividere le loro perle di saggezza con me.
Credevo che mi avreste capita, ma siete in gamba solo sullo schermo. Nella realtà siete due adulti noiosi come tutti gli altri. Dopodiché, dei tipi sospetti sono apparsi da dietro l'angolo e ci hanno bloccato la strada. Bene, bene, bene. Chi vuole passare da qui deve pagare. Giovanotto, non direi proprio. Non vogliamo nessun problema. Quei tipi sono scoppiati a ridere e si sono avvicinati. I miei sono rimasti davanti a me e io ho chiuso gli occhi terrorizzata. Ho sentito un baccano. Poi, quando l'ho riaperti, ho visto che i miei si erano trasformati in due ninja e che avevano battuto quei malviventi in tempo zero. Ero al settimo cielo. Li hanno consegnati alla polizia e siamo tornati a casa. Wow, non so cosa dire. Mamma, papà, siete stati incredibili. Ho supplicato i miei di insegnarmi qualche mossa. Dopo qualche esitazione hanno accettato. La mattina seguente la mamma mi ha svegliata all'alba. Sveglia, Ashley. È ora di allenarsi. Sì, evviva! Sono corsa in giardino. Tremavo dall'emozione. Ma poi mi hanno detto che dovevo meditare con loro. Beh, visto che fa parte dell'allenamento... Non vedevo l'ora che la meditazione terminasse, perché mi stavo annoiando a morte. Speravo di fare qualcosa di divertente. Invece abbiamo fatto una stupida cerimonia del tè e poi mi hanno insegnato l'arte del bonsai. Alla fine ho perso la pazienza. Tra poco mi addormento quando mi insegnate a lottare. Abbi un po' di pazienza, tesoro. Prima di tutto devi conquistare i tuoi demoni interiori e imparare a concentrarti. Hanno ricominciato a farmi la ramanzina. Non ne potevo più e ho detto loro che mi sarei allenata da sola. Ho trovato dei video su YouTube e li ho seguiti. Mi allenavo sia a casa che a scuola durante l'intervallo. I miei compagni sparlavano di me e dicevano che sembravo un bullo. Temevano persino di guardare nella mia direzione. Che se ne frega. All'inizio lo trovavo divertente, ma presto ho iniziato a sentirmi molto sola. Sognavo di andare alle feste insieme agli altri e di uscire con Sebastian. Sfortunatamente non mi invitavano mai da nessuna parte. La mia tristezza doveva essere abbastanza evidente. Infatti i miei sono venuti da me con aria preoccupata. Ashley, sembri pensierosa. Si capisce che la tua anima non è in pace. Poi la mamma ha preso un fumetto e l'ho aperto. Tesoro, anche se vuoi essere giusta e forte come una supereroina, ti stai comportando da antagonista. Lascia che ti aiuti. Avevano centrato il punto. Ho capito che i miei avevano ragione. Ho iniziato ad ascoltarli. Ogni giorno meditavamo all'alba. Poi facevamo la cerimonia del tè e ci occupavamo del giardino. E senza nemmeno accorgermene, ho iniziato ad apprezzare questi rituali. Finalmente ero pronta a lasciare andare tutto il risentimento che avevo nei confronti dell'universo sin da quando ero bambina. La mia concentrazione e la mia memoria sono migliorate. E con loro anche i miei voti. A quel punto hanno iniziato a insegnarmi a combattere. Per mia sorpresa ho scoperto che avevo un talento per le arti marziali. Ben fatto, Ashley. Un giorno diventerai l'erede della nostra famiglia di Stuntman. Ho ripensato alle cose che avevo fatto in passato e me ne sono vergognata. Lo scherzo di addio che avevo organizzato in orfanotrofio era quello che mi faceva sentire peggio. Tuttavia, avevo imparato a prendermi la responsabilità delle mie azioni. Così, un giorno, sono tornata in orfanotrofio e mi sono scusata per averlo allagato. Sono cambiata molto. Posso farmi perdonare in qualche modo? Potresti venire qui una volta a settimana, giocare con i ragazzini e condividere la tua esperienza. La tua storia potrebbe essere di ispirazione per loro. Che bella idea, sarebbe fantastico. Dopo aver parlato con gli insegnanti sono uscita dall'orfanotrofio e ho incontrato una persona. Era Sebastian. E invece di guardare dove metteva i piedi stava leggendo un fumetto. Dovresti fare più attenzione. Hai ragione, a volte ho la testa fra le nuvole. A volte puoi tornare sulla Terra e meditare con noi. È un ottimo modo per concentrarsi. Sebastian mi ha detto che ci avrebbe pensato e mi ha chiesto che cosa facessi all'orfanotrofio. Gli ho detto la verità e gli ho spiegato che avevo trovato un modo per incanalare l'energia nella giusta direzione. Non permetto più alle emozioni di prendere il sopravvento. Scusami se ho creduto a quei pettegolezzi, Ashley. Forse dovrei chiamarti la ragazza dei miei sogni. Abbiamo passeggiato finché un tipo non ci ha bloccato la strada. Cosa? Ci stavano attaccando? A quanto pare c'era bisogno di un eroe in città. Ho battuto quell'idiota che è scappato con la coda tra le gambe. Sebastian mi ha fissata con ammirazione. Dove hai imparato a combattere? I miei genitori sono degli ottimi insegnanti. Il giorno seguente a scuola ha raccontato di quell'incidente e i miei compagni mi hanno fatto i complimenti. Non mi sono vantata. Era bello essere al centro dell'attenzione. Kathleen ovviamente non era felice.
Probabilmente hai pagato quel tipo per farti sfidare. Ma sapete una cosa? Catherine non mi dava più fastidio. L'ho ignorata. Infatti ho trovato la pace e ho capito che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. A casa ho ringraziato i miei per la loro saggezza e la loro pazienza. La mia famiglia è molto unita e sono sicura che mi attende un futuro brillante. Ora raccontatemi un po', come vi comportate quando siete di cattivo umore?